Eccoci qui di nuovo in scena con l'energia allo stato puro. Rieccoci! Maria Letizia, per voi. Welcome back! L'avete voluta e adesso lei è tornata qua, per voi. Allora, Maria Letizia, perché... Intanto ben ritrovato, eh? Ben ritrovato anche a te. Perché finisce una convivenza, no? La convivenza è un momento in cui il rapporto viene messo, tra virgolette, un po' sotto stress. Molto alla prova. Molto alla prova, ecco. Vedo che hai esperienze in materia. Quindi sì. Le persone condividono il tempo, condividono gli spazi, le abitudini, la vita, e quindi si capisce effettivamente se questo rapporto può avere un seguito o no. Assolutamente sì. Allora, mi presenti, quest'oggi un argomento molto molto serio. Serio che andrebbe approfondito, nel senso che ci vorrebbero più puntate, no? Per sviscerare questo argomento in tante delle sue sfaccettature, però dato che siamo in televisione il tempo è tiranno, è sempre così, riassumendo, ci sono persone che intraprendono una relazione, quindi cominciano ad interfacciarsi in questa relazione, cominciano a conoscerci, a conoscersi. Ci sono relazioni che sono principalmente basate sull'aspetto fisico, no? Sul sesso, altre che sono basate sull'attrazione, altre che sono basate anche su rapporti, diciamo, di praticità. Ah beh, mi mantiene, capito? Ci sono discorsi economici, cioè diciamo che ogni coppia ha dei motivi sempre diversi, no? Per cui sta insieme, ogni legame è diverso dall'altro. Però in generale una relazione finisce perché secondo me viene a mancare il rispetto. Concordo. Il rispetto secondo me deve essere la base di qualunque tipo di relazione, che possa essere l'amicizia, di lavoro, sentimentale, no? Può essere anche una relazione tra madre, figlio, può essere una relazione tra sposati, no? Tra conviventi. Comunque, dal momento in cui c'è una mancanza di rispetto, secondo me il rapporto si logora. Perché poi la mancanza di rispetto che cosa genera? Genera poi sicuramente la mancanza di fiducia. Quindi dal momento in cui viene a mancare la fiducia, no? Nel momento in cui io non ho più nel mio partner, nel mio uomo, la fiducia che avevo riposto in lui prima, io mi allontano. Ma capito? Anche se tu non lo rispetti più, in qualche modo non lo ammiri più, e il valore suo percepito è molto più basso rispetto, esatto, all'inizio. Esatto. E quindi se il valore ai tuoi occhi scema drasticamente, è ovvio che perché ci stai assieme non c'è più una ragione, non c'è più un perché. Assolutamente. Infatti io non sono una persona che tradisce, proprio per questo motivo sono una persona che lascia, che lascia e che interrompe le relazioni, no? Molto facilmente, perché preferisco interrompere piuttosto che tradire il mio partner, perché io generalmente non tradisco. Allora, se io sto con una persona, ad esempio io scelgo te, no? Tu diventi il mio partner, abbiamo una relazione, ok? Tu per me sei il top, sei l'uomo perfetto, sei l'uomo che ho sempre sognato, perché siccome io ho una concezione molto alta di me stessa, do valore a me stessa, do valore al mio tempo, do valore al mio corpo, alla mia persona. Quindi se io scelgo un uomo, no? Accanto a me quest'uomo mi deve migliorare. Se non mi migliora, io sto bene da sola, perché io dentro di me ho già tutto. Io sono arrivata, capito, a una maturità di donna in cui non ho bisogno della complementarietà dell'altro sesso, posso farne a meno perché ho già dentro di me tutto. Però se trovo un uomo che mi migliora, io sono la prima, capito, ad essere felice, a raccoglierlo, no? Nella mia vita, eccetera, ma appunto mi deve migliorare, e per me quest'uomo è il top, capito, è il migliore di tutti. Quindi se io penso che sto con un uomo che ho scelto, che l'uomo che ho scelto è il migliore di tutti, per quale motivo dovrei tradirlo? Significherebbe cercare qualcosa che lui non mi dà. Allora se lui non mi dà qualcosa, significa che non è, no? E l'uomo diciamo che si avvicina di più al mio ideale di perfezione, e quindi in ogni caso ho sbagliato io. Allora io non voglio sbagliare, preferisco lasciarlo piuttosto che, no? Che tradirlo. E poi comunque io ho dei valori anche molto molto solidi, no? Un po' antichi, però secondo me andrebbero un po' ripristinati nella nostra società, come la dignità.
Ecco, nella nostra società quello che viene a mancare molto spesso è la dignità. Io vedo uomini senza dignità, anche ma, donne. Vedo soprattutto donne senza dignità, no? A me fanno ridere quelli che dicono, no, ma sai, io sono una che ha tanti valori e nella vita non fa una cippa. No. Cerca, come dire, il portafoglio di tizio, farsi mantenere, mi pago le borse, ecco, l'hotel, le vacanze. Questo non è dignità, capito? Non è rispetto spiegalo a se queste stessi. Qua. Questo non è dignità, cioè una donna che comunque non è capace di provvedere a se stessa, non ha rispetto per se stessa. Ad esempio io non mi farei mai mantenere da nessuno, capito? Sono sempre stata super indipendente, no? Già gli studi universitari, il master, la specializzazione, tutto ciò che ho fatto nello spettacolo, perché mi sono poi realizzata nello spettacolo come artista professionista, cioè non ho mai avuto 10 euro io da nessuno, capito, per dire, no? Perché sono sempre stata autonoma. E quando ci sono tanti uomini, soprattutto io parlo nel mio settore, no? Che sperano col ricatto di ottenere un rapporto sessuale o promettono del lavoro in cambio di, capito, la tale prestazione, il tale programma, io immediatamente blocco. Non l'accetterò mai, capito? Il compromesso, ecco, il compromesso è comunque qualcosa che sporca le relazioni. Mm-hmm. Quindi può sporcare anche una convivenza? Assolutamente sì. Perché quando due persone alla fine si compromettono, no? Dice, ah, va bene, tu mi hai tradito, però io ci metto una pietra sopra, però magari lei lo dice, o lui, può capitare sia l'uomo che la donna, no? Nessuno è immune, e quindi dice, io ci metto una pietra sopra, ok, però magari lei glielo dice, ma dentro di sé non l'ha messa la pietra sopra, rimugina, poi alla fine la coppia in ogni caso esplode. Cioè comunque una relazione finisce quando manca il rispetto, la fiducia, tante volte quando manca la fedeltà, perché c'è gente per cui la fedeltà, capito, è un valore indissolubile. Quindi se la persona, capito, tradisce, dice basta, io non mi posso più avvicinare, capito, a quest'uomo, a questa donna, eccetera. Poi ci sono le coppie aperte. Le coppie aperte sono persone che nella loro apertura, diciamo, la fisicità verso gli altri, no? La promiscuità, eccetera, cioè io non sono così, però capiscono anche questo tipo di diversità degli altri, loro riescono comunque a trovare un'armonia, una certa par condicio che gli permette di mantenere vivo il rapporto in ogni caso, no? Uh-huh. Ci sono coppie che stanno insieme ma sono aperte, quello sta a New York, quello sta a Parigi, capito? Si fanno le loro storie, no? Le loro oggi, quello che è, eppure comunque continuano lo stesso a stare insieme, a volersi. È strano, sono delle situazioni che non tutti possono concepire perché sono molto borderline, però nello stesso tempo ci sono persone che riescono in ogni caso a sostenerle. Io non riuscirei personalmente perché non sono così, però cioè, a me piace il rapporto uomo-donna tradizionale, però comunque diciamo che accetto anche persone che vivono diversamente da me. Ok. Qui da Cristian e Maria Letizia, anche per oggi è tutto. Un saluto a tutti. Arrivederci!